Io e la signora Maria vi stavamo aspettando già da un po'. Buongiorno. Vaffanculo. Signora, la prego, si calmi. Cerchiamo di risolvere civilmente la cosa. Hai capito la Coppa del Mondo con la barba? Ci piace la fica, Cusso, eh? Come potete vedere, vi ho convocati per risolvere un piccolo screzio che si protrae da mesi con la qui presente signora Maria, l'inquilina del piano di sotto, che lamenta comportamenti sgradevoli da parte del suo fidanzato. Amo, ma cos'hai combinato? Io? Un cazzo! Io? Cosa ho fatto io? Terrone di merda! Ma basta, basta, basta! Ma che è la finale di Wimbledon? Vi prego! Ma si può sapere cosa è successo? La signora Maria si lamenta del fatto che da alcuni mesi, quando lei non è in casa, il suo fidanzato darebbe accesso al palazzo a persone dalle facce poco raccomandabili durante le ore diurne. Lui pippa la bamba con i marocchini. Cosa? Ha detto che Filippo suona nella banda dei bambini. Ma chi è Filippo? Filippo deve essere un suo nipote, qualche parente. Cazzo ne so chi è Filippo. La signora si lamenta anche di un forte odore che proviene dalla vostra cantina. No. Quale odore, mi scusi? Lui smalza la gancia. Ecco. C'ha l'imbosco in cantina. La buscetta. Ma è vero, amore? Hai la gancia nella mia cantina. Ma tu porco, cosa stai dicendo? Mangio che la cazzo di chiuderà. Eccola, era nella tua cantina. Ah, però, colpo di scena. Ecco, e mo non c'ho un culo. C'ho un cazzo porto. Mi fai schifo. Brutto coglione, ti voglio fuori da casa mia entro stasera. Vaffanculo. In zona la merce la smazzo solo io. Solo io lo smazzo. Che cazzo sta dicendo questa, mo? Capito, scemo di merda? Ma scusate, ma io non capisco. Ma voi due vi conoscete? Molto pelato di merda. Minchia che portachiavi! Se zitti con l'infami ti spiego come una TV! Capo di cazzo che grinta! E chi è il tuo badante? È il Ciapo! Che personaggia!